era successo con il Cosenza, poi era andato in vantaggio anche con l'Ascoli 2-1. Queste rimonte, che lettura le dà? Sicuramente è un episodio che si ripete ed è una cosa sulla quale possiamo e vogliamo migliorare. Oggi naturalmente, una volta essere andati in vantaggio, abbiamo preso gol su palla ferma perdendo una marcatura. È un errore diverso. Abbiamo perso una marcatura e punto. Una volta che avevamo trovato il vantaggio. Sicuramente è una cosa sulla quale vogliamo e possiamo migliorare. Sì, mister. Posso? Posso? No, c'è una rivoluzione oggi rispetto alla partita di Cremona. Forse qualche meccanismo non è andato come Ma io fossi in voi leggerei la partita di oggi come invece una grande prova del Perugia. Chi non ha giocato è che non stava bene. Punto. Non c'è altre situazioni. Non stava bene. Non abbiamo rischiato assolutamente Angella e c'era il rischio, è uscito da due partite e quindi con lo staff medico stamani mattina abbiamo deciso, visto che la cosa non era chiara, di non rischiare. E quindi lì di dietro è obbligato. Nel mezzo ho messo dentro due giocatori, uno fresco e al debutto bisogna, e gli faccio complimenti per la prova che ha fatto. E quindi poche, io vedo una squadra invece che è sul pezzo, che lavora, che ha una sua idea, consapevolezza. Una mezza rivoluzione, no, direi che l'assetto c'è stata mezza dovuta a delle situazioni contingenti, come vi ho detto ieri. Questa è stata la situazione che mi ha portato a fare queste scelte. Ma all'interno di queste scelte ci ho visto una squadra e di questo sono molto contento. Poi possiamo discutere sul risultato e questo, come ha detto lei, rimontando, queste sono altre cose. Ma se c'è oggi una squadra che ha un'idea e tutto, non giocando benissimo, una partita sporca, oggi Perugia la sua partita l'ha fatta. Non bella, non bella, perché è una partita sporca. Posso? Sì. Sì, mister, la scelta di Curato capitano a cosa è dovuta, se posso sapere? Ma la fascia di capitano non si porta in campo, si riconosce il giocatore, è un giocatore importante, non c'era Angella che è il capitano, non c'era Dell'Orco che è il vice capitano infortunato e non c'era Burrai che era in panchina. La scelta è caduta su Marcos perché per me è una persona che rappresenta questo. E il Perugia può essere fiero di avere oggi in capitano Marcos. Discorso dell'errore di marcatura in occasione della rete subita, che cos'è che non l'ha convinta? Soprattutto diciamo dopo il pareggio dell'Alessandra, cos'è che magari è venuta a mancare? A livello di mentalità, a livello ha subito un po' la rete, non lo so. Guardi, parliamo chiaramente, non è che a livello tattico la partita l'abbiamo, a parte 10 minuti del primo tempo, poi il secondo. L'abbiamo sempre fatta noi per come l'abbiamo preparata. L'unica cosa che non mi è piaciuta è come abbiamo palleggiato nel mezzo con i tre giocatori. Pur riconoscendo la prova di Guion è altamente positiva, ma lì mi è mancata una situazione, mentre col Cosenza abbiamo fatto più fatica nella costruzione con i tre dietro, oggi abbiamo fatto leggermente più fatica con i tre nella costruzione dei 2+1. L'ho ruotato spesso, quasi oggi abbiamo giocato come andremo a giocare prossimamente, con i tre con il vertice basso, in certi modi, perché loro avevano una disposizione diversa. A me non è dispiaciuto
la partita dal punto di vista dell'atteggiamento tattico, delle mosse. Questo non mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto per niente, assolutamente, anzi secondo me abbiamo fatto bene. Non mi è piaciuto il gesto tecnico, per capirci. Il gesto tecnico è la velocità di passaggio, le linee di passaggio. Oggi abbiamo fatto più fatica a trovarle con i 2+1 linee di passaggio, mentre sabato scorso abbiamo fatto più fatica a trovarli con i 3 dietro. Quando ci metto oggi anche Sgarbi, che aveva libertà di manovra, ha fatto più fatica al primo tempo a trovare linee di passaggio. Questo è, se vogliamo analizzarla dal punto di vista tecnico, oggi proprio nel gesto tecnico, nel passaggio, mi è piaciuta meno. Mentre dal punto di vista tattico ho poche cose da rimproverare. Secondo me l'abbiamo fatta sempre noi oggi la partita. Mister, buonasera. Le chiedo, nelle partite in cui sono mancati i mancini, no? Abbiamo visto Dell'Orco in casa, Zanandrea, Cremona, cioè questi danno chiaramente una soluzione in caso di uscita al pareggio del Verona, no? Oggi avete deciso di partire con Sgarbi centrale, no? Ecco, qual era, diciamo, la sua intenzione? Perché Lì non avendo Gabriel e non avendo Zanandrea e Dell'Orco, Filippo a sinistra è più con il piede a venire, fa più difficoltà. E allora, vista anche la partita rivista e tutto, quando stanotte con lo staff medico abbiamo deciso di non mettere Gabriel, abbiamo optato per Gabriel centrale, per Sgarbi centrale e Marcos a sinistra. Era l'unica soluzione che potevamo avere. È logico che nella costruzione a me lì piace avere un piede forte, cioè un destro a destra, un sinistro a sinistra. Mentre sull'esterno posso avere anche piedi invertiti, perché posso venire dentro con la sterzata per creare superiorità numeriche, con la costruzione dei difensori laterali di difesa mi garba avere piede forte per andare a giocare o sull'esterno o dentro il campo forte. Marcos oggi secondo me ha fatto una partita importante, non possesso e tutto, ma anche in possesso, devo dire, è logico che con un mancino naturale hai più verticali da servire sulle punte. Non a caso l'Alessandria ci lasciava sempre l'uscita con Sgarbi centrale. Non abbiamo fatto male, anche se Filippo quella cosa lì non è proprio nelle sue corde, però devo dire l'atteggiamento, le idee, la squadra le ha messe. Nel gesto tecnico possiamo migliorare e miglioreremo. Le giocate da fare sono quelle che abbiamo fatto a un certo punto, cioè loro ti svuotavano, loro venivano come noi e lì la giocata era su punta diretta, palla tenuta, ampiezza. L'abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto. Tatticamente poco da dire, ci è mancata una vittoria sporca, come succedono tante volte in Serie B, tante volte. Che ci avrebbe proiettato, secondo me, anche in una posizione. Cioè, però dal punto di vista dell'atteggiamento, delle idee messe in campo, non sono, la prova la devo elogiare ai ragazzi. Come qualità tecnica, nel passaggio, nella trasmissione, lì possiamo migliorare. Allora, la sostituzione di Kwan è voluta perché Kwan era ammonito e poi perché era leggermente, l'ho visto, leggermente stanco, avendo giocato 2 partite di fila, e poi perché ho chiesto a Jabouà quello che nel primo quarto d'ora ha fatto benissimo, di inserirsi dentro la linea alle spalle sulla parte mia della panchina, cosa che il primo quarto d'ora è stata importante. E volevo più freschezza, più qualità tecnica, più uno contro uno per superare l'uomo, per dare una verticalizzazione. Da un ragazzo del 2001 questa sfrontatezza in determinate partite. Questo è quello
che ho cercato, come da ultimo ho cercato di mettere le tre punte strette aprendo Kwan, aprendo Jabouà a destra. Ripeto, poco da rimproverare nella gestione tattica, poco. Da rimproverare alcune cose nella qualità dei passaggi, gesti tecnici. Per quanto riguarda la prossima partita, il Benevento penso che sia costruito per altri obiettivi rispetto al Perugia e su questo penso ne siamo consapevoli, però noi andiamo a Benevento per giocare la nostra partita, punto. Come abbiamo fatto sempre fino ad oggi, 6 partite, o più 2 di Coppa Italia, 8. Non firmo mai per niente. Le partite me le gioco tutte per vincere, ce le giochiamo. Avrei firmato qualsiasi cosa per regalare oggi alla curva, ai tifosi, una vittoria. Tutti, tutti, sicuramente. Cioè, però a volte ci metti le idee, ci metti la passione, ci metti tante cose e la vittoria non è arrivata. Però questo è un Perugia che sta lavorando forte. Abbiamo giocato con una neopromossa che stiamo sul pezzo, ci siamo, ci siamo. Lo so che tutti oggi, dopo l'impresa di mercoledì, dopo la grande partita, volevamo tutti vincere, ma abbiamo concesso anche poco. Siamo sempre stati in partita. E a volte la vinci anche da ultimo. Non c'ho da rimproverare questo. Quello che avevo da rimproverare ve l'ho detto. Ultima, chiudiamo. Buonasera mister, una doppia domanda. Quanto conta il punto di oggi? E la seconda, cosa ha detto nel finale a Pisso di Abbiamo visto lei che l'ha tranquillizzato con il nervosismo? A chi è? A Pisso di Quartiere. No, mai. Nervosismo da parte mia mai. Lucido, sono andato a prenderlo perché lui era nel mezzo a noi, l'ho abbracciato e ho detto vai dai tuoi, a volte grazie mister, anzi complimenti per la parata che ha fatto, considero un bel portiere, solo sono andato a portarlo via vista che era solo per evitare sia per lui che per noi eventuali sanzioni che non hanno senso, questo succede, io solo l'ho abbracciato. E per quanto riguarda l'altra domanda... Se mi dici quanto conta, ti dico che è un punto importante per la crescita nella maturità della squadra, per la gestione della partita. Facciamo un resoconto sulle transizioni, su quello preso, su come abbiamo gestito contro Conta. Per quanto riguarda, poi se lo vogliamo guardare per le aspettative, che però non influenzano me, perché le aspettative e conseguenze non riguardano mai i miei pensieri, è logico che tutti si aspettavano di poter vincere. Però personalmente ritengo che sia un altro punto positivo. Mi dica Francesca, così se ha bisogno. Non lo so, non glielo saprei dire cosa è successo francamente. Forse è volata, ma niente di assolutamente niente di niente. Nell'economia di questo Perugia un giocatore come De Luca? Sono tutti importanti perché nelle tre partite oggi ha debuttato Ghiona, tutti Van Valen, che diciamo, abbiamo cercato De Luca, abbiamo cercato un giocatore forte e ho avuto paura nel fargli fare 90 minuti, c'era il prof, mi guardava, dottori, ma a un certo punto abbiamo provato a vincerla rischiandola, però è un giocatore importante perché sa giocare in profondità, sa giocare corto, sa aprire gli spazi, sa venire a creare la superiorità numerica, è un giocatore di prospettiva, di crescita, per il quale siamo contenti, ma oggi credetemi siamo contenti di tutti i calciatori. Grazie.
ripresa, mister.